Ciao, qui Eliprandi ed oggi giocheremo con Super Mario. Ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale cliccando qui sul bollino blu. Eliprandi è il paese dei balocchi. Vedrete giocattoli di ogni epoca, i più belli, i più divertenti, i più strani. Questi 10 coloratissimi giocattolini di Super Mario ed amici fanno parte di un set Happy Meal distribuito nei fast food McDonald's nel 2013. Mi raccomando, non perdete di vista il canale perché ve ne faremo vedere altri, uno più bello dell'altro, Super Mario, Pokémon e altre collezioni ancora. E guardate, il gioco iniziava già dalla scatola di questo Happy Meal. Diventa un supereroe, hanno fustellato tutto, potevamo separare i baffoni di Mario, il suo cappellino e travestirci come il nostro idraulico preferito. Iniziamo da Mario perché è il titolare della serie e poi perché si chiama come me, Mario è il mio secondo nome. È un personaggino molto colorato, non ci sono articolazioni in realtà, le braccia sono separate dal resto per una questione di dettaglio ma non sono fatte per essere articolate. Però molto molto carino, bello tridimensionale, molto carine tutte le forme, potremmo giocarci un sacco. E dopo Mario abbiamo l'inseparabile fratello Luigi, stessa cosa, è un personaggino senza articolazioni, di nuovo le braccia sono realizzate a parte ma non sono articolate, però è molto molto carino, ci sono tutti i colori che potremmo richiedere, anche il nasone bello tondo, e se li mettiamo uno accanto all'altro guardate che bella coppia invincibile formano. E poi tocca al funghetto Toad, semplicissimo, anche lui è un personaggino senza articolazioni o funzioni speciali, gli altri ne avranno, le vedremo fra poco, però molto molto colorato, c'è tutto quello che serve e anche lui sarà bellissimo accanto agli altri due eroi che abbiamo appena visto, il nostro Toad. E passiamo a Donkey Kong, il gigantesco gorilla, che in realtà è il padrone di casa qui, perché Super Mario è nato proprio nel suo videogioco. Molto molto bellino, lui di nuovo coloratissimo, c'è tutto quello che potremmo volere su un pupazzetto di Donkey Kong, anche la sua bella cravatta con il DK, e abbiamo un'articolazione, lui muove il braccio in avanti e indietro, forse potremmo giocare a farlo saltare avanti, pum, pum, camminare sulla mano. Molto molto carino, e poi lui è speciale perché lui ha una funzione. Vedete questa lente qui? Beh, c'è una luce, un proiettore dentro di lui. Prima di tutto notiamo che è anche possibile sostituire le batterie nel caso dovessero esaurirsi. Ottimo, meno male. Qui c'è un interruttore, allora lo spostiamo in alto così lui è acceso e poi premeremo questo bottone. Dobbiamo però spegnere la luce per vederlo funzionare, lo faremo tra un istante. Proietterà delle immagini e potremo cambiare immagine semplicemente ruotando questa rotellina. Iniziamo con la proiezione del film preferito di Donkey Kong, un bel casco di banane. Poi ruotiamo la rotellina, cosa troveremo dopo? DK, un bel barile, a lui piace un sacco tirargli addosso alla gente. E poi abbiamo un bel ritratto del nostro gorillone, il suo faccione con la cravatta. Poi abbiamo di nuovo Mario, ma questa volta farà qualcosa di speciale, non è più un pupazzetto statico. Il nostro Mario bellissimo e coloratissimo è qui che sbuca fuori dal tubo. Cosa facciamo? Lo nascondiamo, premiamo in basso finché non clicca in posizione e prendiamo questa piattaformina che abbiamo trovato con lui. Vedete, c'è anche un bel muretto di mattoni. Vedete, qua c'è un solco, dovremmo incastrare lì il nostro tubo, ma prima prendiamo uno di questi fogliettini quadrati che si incastrano giusti giusti nella fessura, ecco qui, il foglio è bianco pulito, mettiamo il nostro Mario in posizione e quando premiamo, dunque cerchiamo di allinearlo bene, perfetto, quando premiamo, lui sbuca fuori dal tubo e abbiamo anche lasciato il suo simbolino, l'M di Mario sul foglietto, guardate, in rilievo, fantastico. Ma Mario sarebbe perduto senza la sua principessa Peach, pesca, eccola qua, davanti al suo castello, di nuovo è un personaggino senza articolazioni, senza funzioncine speciali, solo molto carine, la metteremo lì in bella vista se vogliamo esporla, oppure ci giocheremo, il nostro Mario dovrà saltare fuori dal tubo per portarla in salvo, molto colorata. E troviamo ancora Mario, ma in fondo è lui il titolare, sembra che gli siano cresciuti i capelli, gli è venuto un po' di mullet qua dietro, molto molto carino di nuovo, bellissimo, e vedete è appoggiato a questo blocco di mattoni, se ne trovano parecchi nel suo mondo, ma con lui troviamo anche questo piedistallino, c'è una moneta gigante un po', vedete qui che penzola, è attaccata con un cordino. Allora, cosa dobbiamo farci? Ci sono due perni sul piedistallino, noi incastriamo Mario sul suo piedistallo e in realtà nel pezzo di muro al quale è appoggiato c'è una calamita che attirerà la moneta, vedete lei rimane tesa, sollevata dal pavimento ma non arriva a toccare il mattone, manca uno spazio minuscolo, così
potrà girare senza attrito. Quando le daremo una botta, lei continuerà a girare molto bene sospesa a mezz'aria, proprio come nei giochini. Insomma, ingegnoso, molto carina la funzione. E poi c'è Yoshi, eccolo qua, verde, chiaramente sempre molto belli i colori e di nuovo un personaggino semplice, non ci sono funzioni speciali per lui. Le braccia sono incollate a parte, ma non pensate per essere articolate, mi raccomando, la testolina invece quella potremo girarla, lui guarderà a destra e a sinistra, carino e starà benissimo accanto agli altri personaggi della collezione. E siamo arrivati al Super Fungo. Molto carino questo tenerissimo, lui ha l'aspetto semplice del super fungo che vediamo nei videogiochi, proprio tenerello e in più guardate qua sotto c'è un vano batterie che possiamo aprire anche se dopo diremo una cosa sulla sostituzione delle batterie di questi giocattolini, c'è un interruttore, lo mettiamo su on, chiudiamo il circuito, perfetto, e quando lo appoggiamo al tavolino se il nostro Mario salta sul super fungo, wow, abbiamo gli effetti sonori. E per finire abbiamo un altro Luigi, molto molto carino, si tratta di nuovo di un personaggino senza funzioni speciali o articolazioni, però in una posa diversa da quello che abbiamo visto prima, quindi è completamente diverso, insomma arricchisce un pochino l'assortimento, il nostro nuovo Luigi. Pensate un po', abbiamo anche le cartine originali, così possiamo verificare di aver completato la collezione. Ed eccola qua la collezione Happy Meal di Super Mario del 2013, 10 anni fa ormai. Mario con le sue forme semplici e i colori brillanti rende sempre benissimo come gadget o come giocattolino. E qui abbiamo tutti i personaggini in scala, direi hanno tutti più o meno le stesse proporzioni, quindi saranno perfetti per giocarci l'uno con l'altro, fare rivivere nel concreto, nel 3D, le sue avventure. È bello poter sostituire le batterie nei giocattolini elettrici come i due che abbiamo visto in questo set. Purtroppo però qui McDonald's fece una cosa stranissima. Possiamo aprire il vano batterie, ma all'interno troviamo che le pile sono tenute in posizione da un pezzo di plastica incollato, quindi per sostituirle dovremo spezzare quella plastica. Certo è tutto nascosto all'interno del vano batterie, ma è un'idea che proprio non mi spiego. Comunque nel complesso bellissimi e come sempre i giocattolini premio hanno il vantaggio di essere economici. All'epoca i bambini potevano mangiare e uscire dal ristorante con uno splendido giocattolino in mano senza caricare troppe spese sulle spalle dei genitori. Ottimo, ve ne faremo vedere ancora altri Super Mario, altri Pokémon, un sacco di giocattoli fantastici. Mi raccomando, cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale e a presto. Ciao!